Ci sono alcune persone che scelgono di non giocare ai giochi di rally perché hanno paura di rovinare il volante. Un saluto da Mapo, amici miei. Oggi facciamo qualcosa che non avevo ancora fatto. Ho un nuovo Transmaster TSXV da un po' di tempo e in effetti su un gioco di rally non l'ho ancora provato. Ovviamente scelgo Dirt Rally 2.0 perché per me è quello che dà più libidine. Anche se poi effettivamente in questi giorni è uscito il nuovo VRC, VRC Generation. Io non gioco a un VRC da lotto, sono più da Dirt, poi magari vedremo se riusciremo a provare anche quel titolo. Quindi andiamo a farci un rally cross con una macchina abbastanza cattivella, tipo la Polo RX, e nel frattempo coglierò anche l'occasione per valutare il force feedback, insomma, le mie sensazioni con questo nuovo volante su un gioco come Dirt. Anzi, facciamo che metto la Open Wheel, che mi sembra un po' più idonea rispetto alla F1. E poi proverò anche il metodo del freno a mano sul pedale della frizione, cosa che su Logitech mi trovavo da Dio e in teoria dovrei riuscire a farla anche qui con la TLCM. Ci vediamo in pista o sterrato, insomma, neve, fango, si parte. Dai il massimo oggi, voglio vedere quanto vali. Si parte. È subito guerra. Oh, mi ha puntato. Esterno, qua sul terreno. Ma è proprio fango brutto questo. Che non tiene niente. Sente proprio sul volante. Ok, qui c'è il Joker dritto. Che non facciamo. Uno l'ha fatto subito. Fanno già strategia. Questo non è un gioco da strategia. Il volante ti spezza. No, troppo veloce. Oh, non era male, non era male. Ragazzi, faccio una fatica. Attenzione, sporco. No. Maledetto, levati. L'ho fatta lunga, c'è un incrocio. Mi sto portando via un cartello? Sì. Ragazzi, sono già stanco, 2 ore e mezzo. Ha preso il volo, Loeb. Ah, Sebastian Loeb davanti, ma dai. Uno che ha appena iniziato. Riprendiamo, a noi non ce ne frega se è famoso. Il Joker l'ha fatto solo dietro. Andiamola piano qua che allarga troppo nel fango. Mettiamoci. Ecco, quello l'ho spostato io. Posso farcela. Dai che l'asfalto mi aiuta. Qua esce troppo forte lui. Forse l'ultima curva, quella dove posso un pochino andare in appoggio su di lui per giocare sporco, proprio un perfetto stile Dirt. Sì, questa è la curva che fanno un pelino lenta. Vai, vai. 2 giri ancora. Sta scappando il volante. Ho fatto il Joker? Ho fatto il Joker. Il coniglio ha fatto il Joker. Dovrei effettuare il Joker al prossimo giro. Non voleva fare lo scontro. No, no, no. Dai, casino. Mamma mia, meglio non tenerlo più con una mano sto volante. Mo c'ho paura per il Joker, c'ho paura. Deve essere impeccabile qua, guadagnare il più possibile. Non so quanto si perde. Prima marcia addirittura. Andiamo a fare il Joker. No,
Vai! È uscito, è uscito! No! No, no, no! Ma tra un po' mi travolge. Mamma mia! Cos'è bello Rallycross! Forse la vinco! Forse la vinco! Boy. Porca miseria, ragazzi! Porca miseria! Ragazzi, cos'è Dirt? Modalità Rallycross con questo volante è faticoso di brutto. Poi è un po' che non ci giocavo a questi giochini abbastanza ignoranti. Questa è proprio una categoria, è una sottocategoria dell'ignoranza, cioè più l'ignoranza a livello estremo. Stupendo! Infatti mi ricordo quando abbiamo giocato le multiplayer tra amici, sono stati due o tre sabati sera, non mi ricordo. Abbiamo fatto due o tre appuntamenti incredibili, mi ci siamo sempre divertiti e in effetti sarebbe da rifare. Comunque, siamo qui per valutare il Thrustmaster TSXV con Dirt Rally 2.0 e la TLCM. Allora, sulla pedaliera devo dire che non è che noto questa particolare differenza, perché lì si tratta di schiacciare i pedali in condizioni molto estreme, dove capisci, non capisci, poi magari c'è da provarla in una tappa. Sul volante, ragazzi, ti spezza le braccia. Se ne stacchi una e rischi, quando rischi che ti gira troppo da solo perché sei in sovrasterzo, senti la spalla che fa proprio crack e non è bello. Non è bello, quindi è un gioco tosto, però sinceramente non me la sentirei di trascurarlo perché non voglio rovinare il volante. Certo, magari uno se ci gioca tutti i giorni può darsi che un pochino ne risenta. Allora, in realtà il volante io non l'ho configurato, non ho fatto niente e ho visto che come impostazioni è tutto abbastanza piatto. Si può sicuramente ottimizzare, era abbastanza duro, secondo me si poteva avere qualcosina di meno oppure qualcosina di più a seconda delle proprie esigenze. Però comunque come dettaglio ci siamo e... merita, che devo dirvi ragazzi. Gran gioco, anche se è vecchio, però fantastico. A posto così ragazzi, ci siamo divertiti parecchio, ci vediamo in un prossimo video con qualche altra prova malsana, vediamo con quale specialità si può fare. Comunque l'open wheel non è male, devo provarla anche con qualche altro gioco. Saluti da Mapo, ciao!